Buonasera a tutti, edizione flash del nostro telegiornale per riepilogare le principali notizie di giornata. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d'emergenza per il Covid. Il decreto si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure legate all'emergenza e quindi fa slittare al 31 marzo la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero correndo sulla totalità di esso, dalla chiusura di strade, parchi, cinema, teatri, allo stop alle cerimonie, fino al lockdown e alla quarantena ai soggetti che hanno avuto contatti a rischio. La bozza prevede anche la proroga della norma che stabilisce i criteri per le zone bianca, gialla, arancione e rossa. Intanto l'andamento dei contagi nella nostra regione, il dato che preoccupa oggi è quello dei ricoveri in leggero aumento. Non sono mai stati così tanti in questa quarta ondata della pandemia. Sentiamo. Contagi sostanzialmente stabili, ma mai così tanti ricoverati Covid in area medica nelle ultime settimane. E quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 458 nuovi casi a fronte di quasi 30.000 tamponi, con un indice di positività dell'1,54%. 7 i decessi, il più giovane un uomo di 57 anni di Muggia. Il dato che oggi spicca però è quello dei ricoveri in area medica. Sono 313, in crescita, numero mai raggiunto in questa quarta ondata. Stabili invece le terapie intensive con 28 malati. 6 i nuovi casi tra gli operatori del sistema sanitario, 7 tra gli ospiti delle case di riposo a Pordenone e 2 tra gli operatori delle stesse strutture a Pordenone e Tricesimo. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione con l'apertura oggi delle prenotazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Giovedì le prime somministrazioni al Burlo. Sono 3.000 i posti disponibili per questa fascia d'età da qui a fine anno, altri 6.000 nelle prime due settimane di gennaio. Per quanto riguarda invece gli adulti, l'azienda Friuli Centrale fa sapere che ci sono ancora dei posti liberi per le sole terze dosi nelle sedute vaccinali di sabato 18 dicembre al Palatennis di Tolmezzo e domenica 19 dicembre al Palazzetto dello Sport di Tarvisio. E da domani, lo ricordiamo, entra in vigore l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico e le forze di polizia. Per chi è inadempiente scatta la sospensione e agli agenti di pubblica sicurezza verranno ritirate temporaneamente tessera di riconoscimento, placca, armi in dotazione e manette. Tra i positivi al Covid in regione c'è anche la cantante Elisa. Se l'è preso fortunatamente in forma leggera e ha dedicato ai suoi tifosi un pensiero postando questo video sui suoi social. Purtroppo sì, abbiamo preso tutti quanti il Covid. Per questo purtroppo non abbiamo neanche potuto fare il raduno con il fan club. Mi è dispiaciuto un sacco. Però purtroppo questo è quello che è successo. È andato tutto bene, per fortuna. Stiamo tutti bene. Abbiamo preso in forma leggera, quindi volevo solo rassicurarvi. Grazie per tutti i miei amici, fans che si sono preoccupati per me, per noi. Grazie a Dio tutto ok e presto potremo tornare in pista. Un flash ora sui dati nazionali, 20.677 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore, sale invece il dato delle vittime, 120, dal 28 maggio non si registravano così tante vittime da Covid. E poi il tasso di positività che comunque è in calo, siamo al 2,66%, crescono di 7 le terapie intensive rispetto a ieri, sono 863 in tutto, crescono i ricoveri rispetto a ieri, sono 212 in più, superano quota 7.100 sul territorio nazionale. Torniamo in regione, in particolare a Udine. Anche il comune si è mobilitato per fare chiarezza sui vandalismi alla Ellero. A ridosso della scuola non ci sono telecamere di sicurezza, ma potrebbe essere utile alla Digos il sistema di videosorveglianza delle strade limitrofe. Si presume che i vandali che hanno imbrattato i muri con delle scritte Novax abbiano agito indisturbati nel corso della notte. Abbiamo fatto il punto con l'assessore comunale alla sicurezza, Ciani. Sentiamo. Una bruttissima sorpresa questa mattina alla scuola media Ellero, deturpata da scritte Novax.
Sì, un risveglio molto brutto questa mattina per la città. Ovviamente ho sentito immediatamente sia la polizia locale che la questura, in particolare la Digos. Mi auguro che queste persone vengano individuate e paghino per quello che hanno fatto. Io sono sempre per la libertà di pensiero, di manifestazione delle proprie idee. Questa però non è una manifestazione di pensiero, questo è un atto di vandalismo. Questi non sono dei Novax, questi sono dei vandali che vanno individuati e vanno puniti in modo molto severo. Il fatto è particolarmente grave soprattutto perché è avvenuto sulle mura di una scuola. Bisognerà provvedere anche alla pulizia della scuola, che peraltro era in buone condizioni, era stata da poco rimessa a nuovo. Abbiamo inaugurato i lavori di questa scuola pochissimi mesi fa e questo rende ancora più grave l'avvenuto. Ovviamente adesso questa mattina è intervenuta la polizia locale per fare i rilievi e ovviamente a breve faremo i lavori per cancellare quelle scritte, ma sono sicuro che il costo di questi lavori verranno addebitati ai responsabili. Si può quantificare il costo? No, in questo momento insomma non sappiamo i costi, riteniamo che sia possibile farlo attraverso il personale del comune, però è giusto che questi paghino. Gli altri fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news a cura di Angela Caino. È una donna medico dell'ospedale di Udine, la soccorritrice che per prima si era prodigata per tenere in vita il poliziotto investito sulla A23 sabato mattina. Dopo l'appello lanciato dalla polstrada ha chiamato il comando. Ci tenevamo a ringraziarla, hanno detto i colleghi dell'assistente capo Maurizio Tuscano, deceduto a seguito dell'investimento. Intanto è stata disposta l'autopsia, i funerali saranno celebrati in forma solenne probabilmente sabato a Udine. Si sono finti agente della polizia locale e tecnico dell'acquedotto per entrare nell'abitazione di una signora anziana in via Collalto a Udine e rubarle alcuni preziosi che teneva in casa. È successo lunedì mattina. Hanno raccontato alla donna che dovevano effettuare prelievi d'acqua e controllare le tubature. Tutto falso. Attenzione. Gemona, Buia e Colloredo di Monte Albano, tre colpi sono stati messi a segno nella mattinata e nel pomeriggio di ieri nelle tre località del Collinare. Rubati gioielli e oggetti preziosi, il bottino è ingente. I vigili del fuoco di Tarvisio sono intervenuti attorno alle 7 sulla A23 all'altezza di Campiolo, comune di Moggio Udinese, per un incidente che ha coinvolto un tir. Il mezzo pesante, che viaggiava verso nord, ha sbandato, impattando contro il guardrail con la cisterna, che ha subito una perdita di carburante. Illeso il conducente, ma ci sono stati dei disagi alla circolazione proprio per la perdita del carburante. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato la strada. È tutto per questa edizione, il telegiornale di Udinese TV torna live alle 22:30. Grazie per averci seguito, buona serata.